tiene i punti critici, si spella le mani nella speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Al momento, purtroppo, in Nepal, soprattutto nell'area dell'epicentro del terremoto, l'unica macchina dei soccorsi che si può attivare sono le braccia delle persone. Le strade, infatti, sono interrotte e i soccorsi non arrivano. Le comunicazioni, inoltre, si sovraccaricano su linee telefoniche seriamente danneggiate. Anche l'aeroporto della capitale Kathmandu è stato chiuso per più ore a causa dei danni subiti, compromettendo ancora di più i necessari aiuti esterni. È stato riaperto solo qualche ora fa e l'India, anch'essa colpita dal terremoto, ha già inviato in Nepal 2 aerei militari carichi di soccorritori, medicine e coperte. Altri paesi si stanno mobilitando facendo attenzione ad un eventuale ingorgo di arrivi all'aeroporto, che rimane l'unica via di accesso al paese. Al momento l'Italia ha disposto 300.000 euro dai fondi della cooperazione e la rete delle Caritas è attiva con i delegati che erano già a Kathmandu per una riunione regionale dell'Asia. La Caritas è impegnata in tutti i paesi che sono stati colpiti da questo terremoto. I primi contatti ci dicono che ci sono danni enormi in Nepal e anche nei paesi vicini, India, Bangladesh, in Tibet, e la scossa è stata avvertita fino in Pakistan. La Caritas Nepal, nonostante le difficoltà di comunicazione, è riuscita a far sapere che la priorità è salvare le persone e molte famiglie hanno perso la loro casa. Dunque servono rifugi temporanei e beni di primissima assistenza, come acqua, cibo, kit per l'igiene e per le cure sanitarie. Tutte queste Caritas si stanno attivando e Caritas India sono stati già offerti degli aiuti. Il problema è che le strade sono impercorribili, al momento non si può raggiungere né lasciare Kathmandu proprio per i danni causati dal sisma.